paletto dei 200, l'allineamento va a completarsi e inizia a prendere velocità la macchina. Possiamo dire ottimo l'allineamento, non per niente c'è Savarese alle redini della macchina, si fa per dire. Via la macchina! Alla chiusura c'è lotta, poi emerge Ramo Rigal con al largo la Rose Model. Valli che affrontano la piegata, insiste Rose Model, passa lancio nell'ordine del 13.9. E così la leva di Trinchillo al comando, ma ci sarà un freeway straclassico per Ramon Rigal, che al completamento e la piegata si presenta e anticipa l'idea di runner di Casey. Si va dopo 400 metri di gara in 30 e mezzo, e chiaramente Ramon Rigal con cautela si presenta su Rose Model e dopo circa 600 il targato Rigal al comando. Rimane rasino al vento runner di Casey, 45.8 e 600, e così il 9 a tabellone. La valle che affrontano la penultima curva con il favorito al comando, al salto runner di Casey, por Rose Model, por Rimabava. 1 e 2 il mezzo miglio, si muove Rory McBaba che cerca di prendere la scia di runner di Casey, ma Roman, il leader, Ramon Rigal non sta da guardare, allunga e si distende, chilometro in 1, 16, 6, 14 e mezzo di frazione. Cavalli sulla curva finale, Ramon, runner, poi Rose Model, Rory McBaba. Frazione di fronte in 14.1, 38 3 quarti di miglio, scappa via il francesino e guadagna metri, poi una Rose che litiga con Rory McBaba, retta d'arrivo Roman Monrigal in chiaro vantaggio, si distende l'allievo del francesino, non ci sono più problemi, classico no problem, no stress per Ramon Rigal su un ottimo Rory McBaba e un ottimo runner di Casey. Io sul mio cronometro 1.59 e mezzo, 28 e 6 la chiusa, niente male questo targato Rigal che va al comando dopo uno scambio, ma non è uno scambio, attenzione, perché passa dopo 600 metri e se ne va per proprio conto. Corre alla grande l'allievo di Giorginio, così come quello di Maisto, che nasino al vento, si è assorbito quasi tutta la corsa al largo. Alas terza, quindi i numeri sono 3, 1, 6, da segnalare questo 6, buono buono, ma non buono, ottimo, per la prossima. Linea alla regia.